Innanzitutto è un piacere per noi essere qua a Catania per la prima volta al Teatro Bellini. Praticamente lo spettacolo sarà come quando al momento si aprirà il sipario. Lo spettatore potrà vedere tramite una fessura un mondo incantevole, un mondo di fantasia e di magia. È ambientato in un giardino notturno lo spettacolo e quindi vedrete le movenze di animali e creature fantastiche che volano e si cimentano in numeri sia di danza che di acrobazia. Saranno 8 danzatori in palcoscenico, 4 donne e 4 uomini. Per noi è un onore ballare su questo palcoscenico, è ovviamente un teatro storico, è un teatro stupendo. Per noi, quando abbiamo messo piede dentro, siamo rimasti senza fiato, è assolutamente una bellissima sensazione. Veramente vi auguro di tenere stretto e di continuare con questo teatro, perché veramente merita. Diciamo che la cosa bella di questo spettacolo, essendo frammentato in tantissime mini performance, e diciamo che ogni spettatore che poi chiediamo il parere ha preferenze di una parte, diciamo, dello spettacolo piuttosto che un'altra, è molto vario, ci sono molte onde, diciamo, di energie e di diciamo, frammenti diversi di coreografie. Ci sono parti più dinamiche, più movimentate, parti più sognanti, parti più visuali, quindi diciamo è un bel viaggio. Sicuramente molto diverso dal balletto classico e diciamo il background dei nostri danzatori sono differenti, c'è chi viene dalla danza contemporanea, chi da quella moderna, chi invece dalla street dance, hip hop, breaking e anche acrobatica. Diciamo, noi cerchiamo di rivolgerci al pubblico con un linguaggio moderno e contemporaneo.